Salve a tutti ragazzi, rieccoci qua su un altro video di Dokkan Battle. Finalmente parliamo del V-Jump e non parliamo solamente del V-Jump di Dokkan Battle, ma parliamo anche di quello di Legends, ragazzi. Oltre a questo, però, c'è subito da dire. Dokkan Battle non ha mostrato niente. Quello che state vedendo è quello che si vede, basta. Sì, le due fusioni sono fantastiche, sono bellissime, come al solito. Però, yeah. È il Tanabata, nient'altro. Sono sincero, non so perché stanno tenendo il PG del Tanabata. Non lo so, è spaventoso. Perché non mostrano il PG del Tanabata e mi mettono Gogeta e Vegito, che sono fighissimi, sono tutto quello che volete, ragazzi. Però, no, Gogeta e Vegito sono già usciti. Va bene che tu che la Bandai li riposti sul V-Jump, però io ho paura veramente che sia in arrivo qualcosa di tremendo. E quel tremendo potrebbe essere una cosa che mi spaventa, è l'R Dokkan Fest, ragazzi. Lo dico subito, è l'R Dokkan Fest. Sta per arrivare un L'R Dokkan Fest e mi spaventa la cosa. Anche perché, guardando l'anno scorso, ora, al Tanabata Jap uscì Goten e Gohan. Goten e Gohan uscirono con il Tanabata Jap. E qua non mostrano niente. La cosa mi spaventa, ragazzi. Un attimo, un piccolo discorso da fare. Però, detto questo, visto che era speculazione time e nient'altro, parliamo un po' di quello che invece è assicurato che esca. Oltre a Vegeta e Gogeta abbiamo i Wish Strap del cavolo, quelli dove si possono comprare i PG al Baba, come ogni anno al Tanabata, un set di XPG, sperando che venga aggiornato quest'anno con roba molto decente, però tengono i Wish Strap e si vanno a spendere al Baba tranquillamente tramite missioni, si ottengono, quindi nulla di che. Ovvio, ora sono cose che non so dirvi quali missioni, perché non... finché non sono attive non si sa, però semplicemente appena arrivano tutte le missioni probabilmente ci facciamo un video e ne parliamo, così che tutti possano prenderli tranquillamente. Ora, la cosa che però è la più figa di tutta la pagina, cioè Gogeta e Vegito sono sempre fighe, ovvio, però la cosa più figa di tutta la pagina è là sotto, la parte sotto del V-Jump, perché annuncia il ritorno finalmente di, dopo non so quanto tempo, più di un anno sicuro, di Porunga. Torna finalmente Porunga, yeah, il miglior drago alla fine dei conti, tra i desideri da poter fare, tutte le cose fighe. Sembrerebbe però solo un set, peccato, solo un set da tre desideri da fare e poi a mai più ci si rivede fra due anni, no? Nel senso Porunga. Peccato, perché Porunga è veramente una delle cose più fighe su Dokkan Battle, perché dà talmente tante cose. Finalmente ritorna Porunga sul Jap. Ovviamente ragazzi, però, prima di abbandonare la pagina di Dokkan e passare a quella di Legends, parliamo un attimino velocemente del Tanabata. Ora, non hanno mostrato il nuovo PG, ma ci saranno due banner, quindi da quel lato, no? Ci saranno comunque due banner. Il primo banner dove c'è il nuovo Dokkan Fest e le unità, eccetera. E il secondo banner dove ci sarà l'unità nuova, le due LR, tutte le LR, tutto il macello. Lasciamo perdere, no? Tutto il macello c'è là dentro. Ovviamente è l'occasione migliore, dopo l'anniversario, di prendere finalmente Vegito e Gogeta con i coin. Anche perché il banner Tanabata in sé è una delle cose più schifose che esista in Dokkan, con dei rate veramente schifosi. Però si ha l'opportunità di riprendere almeno le due LR con i coin. Questa è un attimo la situazione del Tanabata. Detto questo, passiamo finalmente anche alla pagina di Legends. Guardiamo anche Legends con semplicemente le due carte nuove, che sono Vegeta Super Saiyan Blue e Goku Super Saiyan Blue, ragazzi. Sono della saga di Black, quel Goku vero che sembra quello del Torneo del Potere, ma non è quello del Torneo del Potere, è quello dove Rosé trafigge Goku, praticamente quello dove gli dicono la storia di... Che ha ucciso Goten, che ha ucciso Kiki, e lui si incazza tantissimo. Dovrebbe essere quel Goku.
E il Vegeta invece è quello che arriva e dice: ehi, sono io quello con cui devi combattere. Ehi, mi hanno appena fatto il sederone. Questo è il Vegeta. E il Vegeta è fighissimo, più che altro. Vegeta è fighissimo, la carta sembra fighissima. Però è sempre quel Vegeta che: ehi, sono io quello con cui devi combattere. E poi magicamente, come ogni santa volta, e probabilmente succederà anche con Moro, le piglia. Le piglia di santa ragione. E quel Vegeta lì, è quel Vegeta lì. È comunque carino, alla fine dei conti. Però ricordiamo sempre qual è la situazione di quel Vegeta. Quel Vegeta lì ci starebbe anche in Dokkan, sarebbe molto figo. Vegeta Super Saiyan Blue LR. Dokkan, fallo, dai. Sarebbe figo, sarebbe veramente figo. Ho messo quello in copertina perché vorrei tanto quello io. Vorrei tanto quello. Vegeta Super Saiyan Blue LR, sarebbe fighissimo. Anche perché ci mancano in realtà. Vegeta e Goku Super Saiyan Blue non ci sono effettivamente ad LR. Non ci sono in quel modo. Sarebbe veramente figo vederli su Dokkan. Però comunque, questa era la pagina di Legends. Queste sono le due carte. Dovrebbero uscire dopo l'anniversario, quindi c'è ancora tempo. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo vedere, lasciate un bel mi piace. Commentate, ditemi la vostra se secondo voi arriva un LR Dokkan Fest. E ovviamente, se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Detto questo, ragazzi, grazie per la visione.